piccolo Capitan Picci che torna dopo la squalifica di settimana scorsa per la doppia ammonizione ricevuta nell'ultima gara casalinga, vinta 2-1 peraltro con un suo gol, una sua doppietta e gol decisivo al minuto 94. Da sinistra verso destra attaccherà il Gaeta in questi primi 45 minuti, da destra verso sinistra risponderà la Lodigiani. C'è Virtus a tamponare il numero 11 De Costanzo, che riesce comunque a passare, può entrare in area De Costanzo a metterla dentro, va col Mancini invece a calciare in porta. Eccolo il primo intervento provvidenziale di uno dei miglior portieri di questo girone, Giovanni Morsa. Figura palla a centrocampo, poi Scardola che rilancia il più lontano possibile in direzione porta. In qualche modo stava sorprendendo Zuccaro ad allargarla da Tataranno davanti a Lucia del Signore. Tataranno va dentro al campo a giocare con Parisella. Attacco su diritto, poi il capitano parla alla linea della rigore, aprire ancora sulla destra per il piazzato di Loria. Ancora Morsa, provvidenziale. Matteo di scuola al centro della rigore, cercare il colpo di testa ancora di Scardola, ribattuta traversa Loria. A muro a giocare con il Carnevale, alza il pallone buono per il numero 10 Parisella, che aggancia splendidamente la sfera, entrerà di rigore Parisella fino in fondo, la mette a rimorchio Morsa, ancora miracolo a campo. Parisella può puntare di Giosia, si ferma il numero 10, può metterla dentro con il destro, ma che calciare dritto per dritto, una fucilata di il numero 10 Parisella, sbloccare il match. Rilancio lungo di Escardo Inara a cercare Picci, colpo di mano, colpo di mano assurdo, assurdo di Mastroianni. C'è un silenzio di tomba, fischia l'arbitro Anton Giulio. Picci indovina l'angolo Zuccaro, ma non basta, 1-1 al minuto 96. L'arbitro ora guarda il cronometro dopo 97 minuti, fischia la fine della partita. Lodigiani Gaeta 1-1. We'll be right back.